Janice Hunter riposa in un cimitero affacciato sul mare, in un villaggio sull'isola di Cipro, finalmente in pace, ma gli ultimi anni della sua vita sono stati un inferno a causa di una leucemia terminale che le ha inflitto un dolore implacabile. Desiderava ardentemente porre fine alle sue sofferenze e rivolgeva suppliche a David, suo marito e compagno di vita da 57 anni, affinché l'aiutasse a liberarsi da tale male. Dopo tante esitazioni, David, commosso dalle atroci sofferenze di Janice, alla fine ha ceduto alle sue richieste e l'ha aiutata a trovare pace, ha coperto la sua bocca e il suo naso e Janice è deceduta per asfissia. Nella stessa notte, sopraffatto dal dolore per la perdita di non solo sua moglie, ma anche la sua migliore amica, David ha cercato di togliersi la vita con un mix di farmaci e alcol. Il gesto di David è stato un atto estremo d'amore e egli ha sempre sottolineato che mai, nemmeno in un milione di anni, avrebbe ucciso Janice se lei non lo avesse implorato di farlo. Dopo 18 mesi di un processo doloroso, il tribunale distrettuale di Cipro ha accolto la struggente confessione di David e lo ha prosciolto dall'accusa di omicidio premeditato, che avrebbe comportato l'ergastolo, riconoscendo invece l'omicidio colposo.